Parliamo di macchine virtuali. Andiamo a crearci una macchina virtuale giusto per vedere. Allora, ne avevo già creata una, ma non l'ho creata. Ho giusto schiacciato i pulsanti, non ho fatto niente per crearlo. Allora, per crearla mi serve nome e cognome della macchina virtuale. Qui andiamo a crearmela WinPro. Windows 10 Professional e poi vediamo. Lo mettiamo io anche questo. Andiamo a Operation System Windows, ok. Andiamo a dargli per il momento prestazioni, andiamo a vedere come sono con queste prestazioni e 4 GB di RAM, poi gliele aumentiamo. Va bene questo, va bene questo, lo mettiamo qui, sempre sul NetDisk. Magari è il caso di creare, vabbè, vediamo se lo crea lui. 40 GB di spazio va benissimo. Allora, va fuori con un adapter, va fuori sempre col mio adapter della scheda di rete, va benissimo. Ok, ho bisogno dell'installer image. Lo vado a tirare giù da internet. Mi serve la ISO di installazione di Windows 10. Molto bene l'ultima versione. Andiamo prima a scaricare l'ISO di Windows, che basta scrivere WinISO, quindi 10 ISO. Andiamo sul sito della Microsoft, andiamo a tirare giù questo strumento, ovvero proprio l'ISO per fare la USB, e tiriamo giù, seguiamo le istruzioni. Allora, scarichiamo lo strumento, lo mettiamo in download. Apriamo il Media Gradation Tool. Eccolo qui. E attendiamo il download dell'ISO. Questa dovrebbe essere l'ISO di Windows 10 novembre 2021. E qua ci vogliono ore o secondi, dipende. Ok, qui facciamo accetta e attendiamo. Invece di aggiornare il PC, clicchiamo su Crea supporti di installazione, avanti. Io voglio la versione Pro, che però non c'è. Vabbè, teniamoci questo, poi vediamo. Giusto una prova. File ISO. Ok, e adesso ci dovrebbe dare la possibilità di scaricare il file ISO. Sempre in download, mettiamo scritto Windows 10, se no fa la fine di essere dimenticati, e attendiamo la fine del download. Ok, finito il download, posso trovare giustamente qui la mia ISO. La vado a collegare qui, la vado a caricare sul NetDisk, altrimenti non la trovo lì. Allora, questo non serve. La vado a caricare sul NetDisk, quindi me ne vado qui, me ne vado qui, la carico qui e vediamo se la vede. Non la carico qui, la carico dentro video, vediamo se qua me lo c'ho i permessi. Ok, me lo qua ho i permessi, quindi da qui me ne vado qui, me ne vado qui, me ne vado in video. Ok, dovrei trovarmi la mia ISO, eccola qui, che arriverà, poi farò le cose fatte meglio appena posso. Ok, l'abbiamo caricato, adesso lo andiamo a prendere, se non ho dimenticato niente. Vai. Bene. Ops, mi sa che non ho abilitato il pulsante giusto in BIOS. Vabbè, spegniamo tutto e riproviamoci. Vado a schiacciare due pulsanti, ma quelli giusti però. Vabbè, ritentiamoci, vediamo se l'SVM che ho abilitato ha funzionato. Guarda caso, tutto cancellato, ovviamente.
Allora facciamo, chiamiamolo solo con 10, no? Iscrizione non mi interessa, UEFI, abilita, avanti. Invalid format charter, ipotizzavo. 4 giga, 2 core, va bene tutto. ZWL location la mettiamo in TB, ok. Questo andiamo a prendere, abbiamo messo qui, avanti, submit. Oh, guarda ve, funziona, guarda ve, funziona. Ok, apriamo tutte le opzioni e facciamo uno start e dovrebbe partire l'installazione di Windows 10 su Virtual Machine di TrueNAS. Per cui ok, non avevo abilitato l'SVM che è la virtualizzazione di AMD, ipotizzo, su BIOS. VNC e ci vediamo. Eccolo qua, press any key for boot from CD. Eccolo qua, il nostro Windows che si installa. Vediamo quanto va veloce con 2 CPU, 4 GB di RAM. Allora, si sta installando comunque su dischi in RAID, non SSD, eh? Teniamolo presente questo. Che qui non stiamo installando una macchina virtuale su un disco SSD, stiamo installando una macchina virtuale su pool TrueNAS in RAID Z1, ma su 5 dischi non SSD, quindi normali. Allora, la licenza dovrei averla e sicuramente la metto, ma attualmente non ce l'ho. Facciamo avanti con Windows 10 Pro perché dovrei avere le licenze per Windows 10 Pro. Abbiamo visto che c'era scritto che era la versione del 6.10 o 6.11. Facciamo personalizza. Ok, abbiamo il disco di 40 giga che ci dava in avvio. E vediamo come va. Stop, stop. Stop. Intanto che lui scarica, dobbiamo anche scaricarci. Qua erano le istruzioni per abilitare l'SV mode, eccolo qua. Ho più o meno la stessa opzione sul mio BIOS. Abbiamo bisogno del, come si chiama? Allora, è un documento di Fedora, Fedora docs virt.io sarebbero i driver della macchina virtuale. Io l'avevo provato con Fedora, ovvero con 100S, la versione di Red Hat che è a pagamento, una distribuzione Linux business a pagamento ed è quella più distribuita su tutti i server, ha tre versioni: la Red Hat a pagamento, quella prima della Red Hat che è la Fedora, quindi la community. Dopo si trasforma in Red Hat e poi viene abbandonata o veniva abbandonata in 100S o CentOS. Io l'ho usato su CentOS, o su CentOS ho utilizzato la virtualizzazione. Questi sono i driver molto probabilmente. E la virtualizzazione di Red Hat è quella più in voga secondo me nelle soluzioni business open source. Quindi qua sta installando ancora, qua sta scaricando. Questa qui l'andremo a montare dopo come CD di installazione, ipotizzo. Così che ci possiamo lanciare il setup come se fosse un CD attaccato alla macchina virtuale. Ok, mi dice di riavviare, riavvia e adesso dovrebbe. Ah, che bella grafica! Allora, vado a vedere qui cosa sta facendo. Qui non mi fa vedere nulla. Qui dovrei vedere. Devo andare a disabilitare il CD device. Eccolo qua. Qui vedete che c'ho il CD, il disco, NIC dovrebbe essere la scheda video, il disco, device, quindi dispositivo che in questo caso vede come hard disk, il
il CD-ROM, il VNC, che è questa bellissima finestrina di interfaccia grafica che mi fa vedere praticamente la parte di Windows che non è sottoposta al sistema operativo già installato. Questo è come se fosse un monitor, la cattura di un monitor. Quindi qua stanno proprio emulando un monitor senza rete, senza nulla. Se noi volessimo fare un'installazione di Windows su una macchina che sta lontana da noi e non abbiamo la possibilità di stare vicino, però io non l'ho mai fatto, io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè, se io ho una macchina a migliaia di chilometri di distanza con Windows in KO, la reinstallazione è sempre delegata a un tecnico. Qui invece tutta la macchina è virtualizzata, anche quella dove dovrebbe esserci l'hardware e basta, senza nessun servizio, senza nessuna rete, senza nessuna chiavetta attaccata, senza nessuna tastiera attaccata, è tutto virtualizzato. Cioè, questa parola virtualizzare, virtualizzato, ci indica proprio un... Siamo in Matrix. Ok, siamo nella classica installazione di Windows, da moglie di sì, da moglie di sì. Ignoriamo la tastiera. Personale. Allora, voglio creare per le prove, solo per le prove, un account offline. Perché esperienza limitata, ok. Nome Paolino. Va bene. La password non la voglio. Ecco. Io qua schiaccio a caso, schiaccio no fin quando posso sfuggire. No, ni, non lo so, non lo voglio. No, assolutamente, perché magari le risposte giuste sono sì e sì, però. Intrattenimento. Giochi e basta. Che vai trovando Cortana? Non lo voglio Cortana. Ciao. Come stai?